L'Ascoli espugna l'Oscida e guadagna 3 punti importanti per la graduatoria. Dopo il turno di stop per squalifica ritorna Vinetò, però Menichini deve rinunciare all'infortunato abruzzese. Al suo posto Tedeschi. Dall'altra parte Mister Silva si affida in cabina di regia all'ex Pederzoli ed in avanti al velocissimo Papavaico. I primi 20 minuti di gioco sono di studio per entrambe le formazioni. I marchigiani rinunciano a giocare e cercano solo la profondità, cercando di sfruttare la rapidità di Papavaico. Mentre i rossoblù impensieriscono Mauro Antonio con tiri dalla distanza. Al 25esimo i padroni di casa si rendono pericolosi con una conclusione di Gabbionetta che si spegne di poco al lato. Nella ripresa subito tiro improvviso di Gabbionetta dalla lunghissima distanza. Gli uomini di Silva sembrano più intraprendenti nel secondo tempo e sfiorano la rete con un colpo di testa di Ciofani che va alto sulla traversa. I marchigiani però passano al 21esimo quando sugli sviluppi di un corner Gazzola mette in mezzo e Peccarisi di testa insacca in rete. Il Crotone cerca di reagire subito, Diuric appoggia per Khalil ma il suo tiro finisce di poco al lato. Menichini fa entrare Ciano per Gabbionetta ed è lo stesso Ciano a servire un assist d'oro per Diuric che manca di poco l'appuntamento con la rete. Ma nel momento migliore arriva il raddoppio ospite. Papavaico va via sulla destra in sospetta posizione di fuorigioco e mette in mezzo per il neoentrato Soncin, che la piazza alle spalle di Bindi. Khalil ha subito l'occasione per accorciare le distanze, ma il suo tiro ravvicinato è respinto alla grande da Mauro Antonio. All'84esimo arriva il gol pitagorico, Sansone lascia partire un traversone perfetto dalla sinistra e Florenzi di testa prende il tempo agli avversari e deposita in rete. L'arbitro assegna 3 minuti di recupero e Papavaico in contropiede ha la possibilità di mettere il timbro al match, ma Bindi è strepitoso e respinge il tiro. L'ultima opportunità è per il Crotone, ma la punizione di Khalil termina sulla barriera. Il Crotone chiude il 2011 a 24 punti in classifica.